In quel tempo Gesù diceva alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo». Leggo volentieri un commento di una educatrice del Punto Giovane. Nel Vangelo di oggi troviamo un Gesù amareggiato, dispiaciuto, di fronte a uomini capaci di leggere i segni terreni, ma incapaci di stupirsi di fronte al mistero di Gesù, lì, vivo, presente davanti ai loro occhi. Forse anche al giorno d'oggi è così. Siamo sempre più bravi a capire e a spiegare, e sempre meno abituati a rivolgersi con fiducia e speranza a Gesù. Troppo spesso lo mettiamo in disparte o lo disturbiamo solo per motivi stupidi ed egoistici, o ancor peggio, molti non li riconosciamo più. Ma se solo sapessimo che è Lui che dà motivazione, luce e forza di vivere al nostro presente, ci illumina a discernere e giudicare le correttitudini, le decisioni quotidiane, per essere in comunione con Dio e con i fratelli, la nostra vita sarebbe piena e ricolma di gioia e felicità. Solo Dio basta.